Direttamente fuori dalla città di Milano, fate un po' di casino, perché stanno per entrare in campo i fottuti bassa fine in fondo e oltre, tutte le volte solo per vincere. Guardaci in faccia e leggi nelle cicatrici, quando siamo giù in campo siamo amici. Carissimi, ben ritrovati, li avete visti passare alle nostre spalle. Bene, sono qua per presentarvi i Rams Milano. Assieme a me c'è Paolo Crosti, che è l'allenatore presidente della squadra, ma anche segretario nazionale della Federazione Football Americano. Associazione sportiva dilettantistica, sì. Allora Paolo, siamo venuti a trovarvi perché cercavamo uno sport da far vedere, sai, noi giriamo sempre alla ricerca di sport che magari sono meno conosciuti ma non per questo meno divertenti o appassionanti, e siamo venuti a Milano perché è la squadra più vicina a noi di football americano. Sì, è una delle squadre di Milano, sicuramente abbiamo una lunga storia alle spalle, siamo nati nell'80, fine 79, abbiamo fondato con altre quattro squadre il football americano in Italia. Abbiamo avuto un'interruzione di 10 anni e poi nel 2006 abbiamo deciso di ritornare sui campi, in quanto riteniamo questo sport il massimo per la formazione di un individuo. Il nostro obiettivo, più che fare dei professionisti, anzi non è sicuramente quello di fare professionisti, ma è quello di fare in modo che dei ragazzi possano migliorare se stessi attraverso lo sport. Lo sport per noi è formazione, e non è un caso che da noi si chiedano le pagelle scolastiche e i genitori si mandano i figli quando vanno male a scuola. Noi insegniamo la concentrazione, la disciplina, il rispetto, cioè tutto quello che serve per fare un buono studente. Tra l'altro loro sono ragazzi di che età più o meno? Cioè, sono di tutte le età, abbiamo dei 15 anni che si sono aggregati alla prima squadra pur avendo l'under 15 fino a 28, 29, 30, cioè per noi lo sport è un diritto. E non tutti hanno avuto la fortuna di conoscere il football da giovani. Una squadra di football è un po' come una grande multinazionale. Questa è una caratteristica di tutti i campi da football compresi gli americani. Siamo vicini all'aeroporto. Sì, dovunque vado, anche negli stessi, squadre professionistiche hanno sempre il campo di fianco all'aeroporto, dove ovviamente nessuno vuole abitare, ma tutti vogliono giocare. Ti faccio un'ultima domanda prima poi di cominciare l'allenamento, perché io ho il brutto vizio di volerle provare tutte le cose. Oggi vorrò provare naturalmente anche il football. Che campionato fate? Come si pratica in Italia il football americano? Noi esiste una federazione conosciuta dal CONI che fa dei campionati regolari, che però sono abbastanza costosi. Noi, non avendo questi mezzi e volendo fare comunque attività a tempo indeterminato, facciamo un campionato fatto dalla FIF, che è la Federazione Italiana Football, Associazione Sportiva Dilettantistica, lo quale ha costi minori e anche ha per adesso una serie unica, però con squadre molto qualificate, perché noi pensiamo molto alla tecnica, per cui la curiamo molto la parte tecnica con dei camp a cui arrivano giocatori americani. Il nostro scopo è continuare a migliorarli, e quello che dico ai ragazzi: io voglio prepararli per giocare contro le squadre più forti, non mi interessa vincere contro gli avversari, mi interessa vincere contro noi stessi. E allora li vado a raggiungere, mi preparo, spero di essere all'altezza e buona puntata. La squadra si sente quando c'è forza, si intende, sguardi di chi ancora non si arrende, lo sente. Pronti per attacchi e difese contro orde di samurai, saremo la muraglia cinese. Non ci intaccano. Giocarti un'altra carta, niente giochi sporchi, puoi chiamarla lealtà. Solo solchi negli stadi di città in città. Un'unica passione, sì, un'unica fede, per chi davvero ci crede, per tramandarla a un altro erede. Un unico stile, un unico scopo. Caldi, siamo caldi, adesso iniziamo ad analizzare questo sport. Allora, qua ci si allena a blocchi, giusto Paolo? Ma quello che stiamo vedendo adesso è il riscaldamento dei quarterback, perché i quali scompongono l'operazione che poi sarà di lancio completato,
sezionando l'esercizio di lancio completo in tante piccole parti. Qui il controllo del polso e del gomito. Poi nel proseguo controlleranno la torsione delle spalle, poi il movimento dei piedi il più velocemente possibile, andare indietro, e poi cominceranno a lanciare insieme ai ricevitori. Il quarterback lancia la palla. Il quarterback con la lancia la palla che dirige il gioco. Testa bassa fino in fondo e oltre, tutte le volte solo per vincere. Continuiamo nel fronte attacco. Da profano direi che stanno provando la reattività. No, questo qui sono gli esercizi dei ricevitori che devono controllare la palla, per cui qui devono guardare sempre la palla fino a quando la palla non va in sicurezza nelle loro mani e al loro fianco. E qui è un drill che gli serve per velocizzare i loro movimenti e per guardare, abituarsi a guardare con gli occhi fino a quando la palla non è in sicurezza. Paolo, loro sono i? Loro sono i running back, sono quelli che portano la palla, e la cosa più importante è che non la debbano perdere, per cui si abituano in questo esercizio a scambiarla velocemente senza che questa cada. È un esercizio fondamentale per loro, perché con l'attacco non perde la palla a meno che non gli vada per terra. Prendere la palla nella maniera corretta mi sembra fondamentale. In prendere la palla e cedere la palla in caso di scambio dietro la linea di scrimmage, che è la linea da cui parte il pallone. Che abbiamo qua? Questo è l'ultimo reparto dell'attacco, sono i giocatori di linea, sono quelli che proteggono il quarterback, che devono aprire la strada a chi porta la palla. In questi esercizi fanno le posizioni di partenza ed è molto importante, perché da loro parte il gioco. Se loro non funzionano, la squadra non funziona. Per cui sembrano quelli che non vanno sui giornali, ma sono quelli che vincono le battaglie. Mi piace, ho visto solo l'attacco fino adesso, che è tutto come un'orchestra, cioè ognuno ha il suo ruolo, però il tutto funziona bene nel complesso. Esatto, c'è un direttore d'orchestra, che in questo caso sono io, e c'è in campo viceversa tanti solisti che, se vengono ben diretti, devono fare una buona musica. Andiamo dalla difesa adesso. Ed eccoci alla difesa, Paolo. La difesa sono ovviamente distinti per la maglia nera o comunque scura. In questo caso stanno facendo un drill per tutti, che è il placcaggio. Il placcaggio non va, a differenza del rugby o di altri sport, per placcaggio non si intende solo fermare l'avversario, ma fermarlo il prima possibile, possibilmente portandolo indietro. Siccome i running back sono abbastanza potenti, per fermare un running back che corre contro di te, la cosa importante è sollevarlo da terra. Per cui non basta fermarlo, ma bisogna sollevarlo in modo da staccargli il motore che lo spinge in avanti. Vince il più grosso, ma anche il più tecnico. No, qui vince sempre solo il più tecnico. A parità di tecnica vince il più grosso, ma la tecnica vince sempre comunque contro qualsiasi tipo di forza. Allora, siamo nella fase finale dell'allenamento. Sì, a questo punto si provano gli schemi per la partita, è la parte più dolorosa, perché normalmente le botte si pigliano più in allenamento che in partita, anche perché le due squadre si danno sempre il massimo, si conoscono. In questo caso chiamiamo dei vari schemi, questo è uno schema di passaggio veloce.
adesso vediamo l'esecuzione. Insomma, ci vuole tanta memoria, tanta costanza e tanta applicazione, fondamentalmente. Sì, molto allenamento. Dolore! Allora erano i Rams Milano, veramente complimenti ragazzi, è stato bello proprio vedervi, ho appreso molto anche di questo sport e sono contento di essere venuto qua. Paolo, è il momento anche di presentare il tuo staff. Sì, no, giustamente il mio staff è il capo allenatore Randy Beverly Jr., ha giocato UCLA, ha giocato nei Jets, ma più che quello che conti, più le abilità tecniche che sono immense per il nostro livello, sono abilità umane. Randy, come tutti quanti noi, viene qua gratuitamente, per passione, per amore di questo sport e di questa squadra. Lui non dice niente, durante l'allenamento non parla, per cui va a parlare a me che sono il più stupido, ma è stato all American nel baseball, all American nel football, all American in atletica. Per cui stiamo davanti veramente a un grande campione, e un grande campione anche di umiltà, e questo non fa nient'altro che aumentarne le capacità. E l'applauso parte spontaneo. Bravo Randy! Allora Paolo, invece per quel che riguarda noi e naturalmente tutti quelli che a casa hanno visto questo servizio e dicono sì, ma io come faccio a giocare a football americano? Allora, giocare a football americano si può venire in via Corelli al 136, dove siamo in questo momento. Milano, ricordiamo. A Milano ovviamente. Si può contattarci sul sito www.ramsmilano.it. Noi abbiamo bisogno non solo di giocatori, ma di qualsiasi cosa uno abbia passione di fare, dal telecronista all'operatore, al magazziniere, alle statistiche, a qualsiasi, anche l'addetto stampa per esempio. Chiunque voglia entrare nella nostra famiglia, nel nostro gruppo, può farlo. Su www.rensignano.it trovate la storia della squadra. Adesso però ci avete abbastanza stufato, dobbiamo allenarci. C'è da fare. Ragazzi, complimentoni, in bocca al lupo soprattutto per il campionato e tutto il vostro futuro. Noi ci lasciamo qua, però vogliamo sentire la voce. Ciao! Questo è un programma da top players. Sintonizzati, sintonizzaci. Cozzolo e mortale, basti da dedossi. Se ci passi fatti un volo su Villa Viscossi. Marcignago, Scaldasole, San Zenone, Rosasco, Lardirago, Frascarolo, fino a Garlasco. Da Parona, Ceranova, questo è un gioco nuovo. Ma tu urla un po' più forte, se no non ti trovo. Chiama pure chi ti pare, anche la polizia. Queste urla sono solo per te le Pavia. Cilavegna, poi Tromello, fino all'Andriano. Gerenzago, Cigognola, passo pure ad Ottoviano. Quindi ora fai un sorriso che si comincia. Gireremo insieme tutta la provincia. Non importa se sei nonno, mamma, zio, giovanotto. Il microfono è aperto, ora fai il botto. E allora dillo, e allora dillo, e allora dillo. Non importa se sei nonno, mamma, zio, giovanotto. Il microfono è aperto, ora fai il botto.